70.000 persone si sono ritrovate questa domenica a Santa Clara, a Cuba, per celebrare Ernesto Guevara, il Che, a 50 anni dall'esecuzione. Motore della rivoluzione cubana che avrebbe portato al castrismo, poi guerrigliero in Africa e in Bolivia per l'emancipazione delle classi più deboli. Ernesto Guevara è stato un idolo per generazioni di adolescenti di sinistra. Il suo volto, immortalato mentre guarda lontano l'orizzonte, dritto al futuro, è diventato un'icona del Novecento. Come un gigante morale che cresce cada día. Io vedo il Che come un gigante morale che è cresciuto giorno dopo giorno. La sua immagine, la sua forza e influenza si sono moltiplicate nel mondo. Oggi il Che ci dà un esempio di come si fa ad essere brave persone, come lui era. Ernesto Guevara è stato ucciso da un soldato boliviano a 39 anni il 9 ottobre del 1967. Solo nel 97 il suo corpo è stato ritrovato, identificato, poi portato a Cuba. Il presidente boliviano Evo Morales, in occasione di questo anniversario, ha accusato la CIA di averlo torturato e ucciso per mettere fine alla guerriglia. De los telares.